La Vigor Senigallia infila la terza vittoria consecutiva superando 1-0 una Vastese arrivata al Bianchelli determinata a fare punti, a decidere la gara alla rete di Perri a metà del secondo tempo che ha permesso alla truppa di Clementi di portare a casa 3 punti che proiettano la Vigor al terzo posto in classifica, mentre la formazione abruzzese che ha tenuto a lungo in mano le redini del gioco deve arrendersi alla sconfitta. Clementi ritrova 3 titolari, Del Rico decisivo con la sua rete nel successo per 2-1 dell'ultima gara e con Bartolini, Perri e Lazzari ancora non al meglio decide di cambiare qualche elemento rispetto all'11 visto nel blitz di Roma di 7 giorni fa. Lucarelli ancora senza Ricciardo per la sua prima trasferta sulla panchina abruzzese dopo aver sostituito l'esonerato Ferrazzoli conferma la formazione vincente la scorsa settimana contro il Vasto Girardi. Direzione di gara affidata a Cortale di Locri. La Vastese si presenta al Bianchelli mostrando subito le proprie intenzioni con la volée dopo 40 secondi di gioco di Maiorano che termina sopra la traversa. La Vigor, oggi in completo bianco-azzurro, non resta a guardare e risponde subito con una bella azione manovrata che al quarto porta Bucari al cross da sinistra per la testa di Pesaresi. L'attaccante schiaccia bene, del giudice reattivo e respinge. I ritmi non sono irresistibili con le due squadre che si temono e restano attente, ma sono gli ospiti a cercare di mantenere il possesso del pallone, anche se prima del quarto d'ora c'è da notare solo la provvidenziale chiusura di Marini al 12° su un cross insidioso da destra. Superato il quarto d'ora, le due formazioni tornano a affacciarsi in avanti. Al 18° è Baldini a provarci dai 20 metri senza inquadrare la porta, mentre 3 minuti più tardi Calì libera il sinistro in corsa mettendo i brividi a Roberto, palla al lato di un soffio. La gara continua a scorrere sui binari dell'equilibrio senza che nessuna delle due formazioni riesca a prevalere sull'altra e alla mezz'ora è la Vigor ad andare vicina alla rete ma Mancini non riesce ad arrivare alla deviazione sotto misura in tempo su un cross invitante da sinistra. Sul proseguimento dell'azione Del Rico prova la girata in acrobazia dal limite senza impensierire del giudice. La Vastese non trova varchi per i suoi attaccanti e allora prova più riprese la conclusione dalla distanza. Al 34° Favo raccoglie la respinta di Marini e colpisce forte ma centrale. Roberto blocca in 2 tempi. Al 38° ancora Favo calcia da fuori col destro, palla al lato non di molto. Prima il riposo gli abruzzesi collezionano un'altra occasione. Al 42° Gomez, pescato libero a centro area da un tiro dalla bandierina, colpisce debole. Roberto blocca a terra, poi si torna negli spogliatoi senza altri sussulti. Dopo il riposo le due squadre tornano in campo senza variazioni nei rispettivi schieramenti con la Vastese che parte forte costringendo la Vigor sulla difensiva. Al 4° insidiosa conclusione di Calì, Roberto resta vigile. Al 7° altro pericolo per la porta di casa con Calì che alza la mira di testa. Esito identico 2 minuti più tardi per il sinistro di Maiorano. Clementi inserisce allora Perri per Del Rico e il cambio risulterà decisivo poco più tardi, ma prima è ancora la Vastese a crederci andando vicinissima al vantaggio al 10° quando Greselin arriva puntuale all'appuntamento col pallone sul cross da destra di Sansone ma manda alto di testa. Al 22° Roberto blocca sicuro sulla conclusione di Busetto. La Vigor riesce ad alleggerire la pressione con qualche sortita offensiva e al 25° trova il gol che decide il match. Su un pallone lungo in area, Cortale assegna il corner ai padroni di casa rilevando un ultimo tocco di un giocatore biancorosso. Baldini dalla bandierina indirizza sul secondo palo per la testa di Marini. La difesa biancorossa ribatte corto e Perri è il più lesto di tutti a raccogliere e infilare l'angolino del giudice per l'1-0 che libera la gioia dell'attaccante di casa e della tifoseria rossoblu. La rete sembra togliere fiducia agli abruzzesi che si spingono in avanti alla ricerca del pareggio con minor convinzione. La Vigor controlla con ordine ed attenzione e limita i rischi ad una conclusione ancora da fuori al 36° di Busetto. Roberto non si fa sorprendere, poi le energie calano e i ragazzi di Clementi controllano fino al triplice fischio finale per un successo che permette alla squadra rossoblu di arrivare in zone di classifica da tempo lontane. Mister Clementi, tanta sofferenza, però sono arrivati di nuovo altri 3 punti, terza vittoria di fila. Sì, oggi è una vittoria all'insegna della sofferenza, perché diciamo dai, esordisco facendo innanzitutto i complimenti ai nostri avversari. La squadra avversaria ha per lunghi tratti comandato il gioco e me lo aspettavo, perché indubbiamente è una squadra molto forte, costruita insomma per essere una squadra forte. Quello che avevo chiesto ai miei ragazzi era tanta umiltà nel cercare comunque di limitarli e un po' di personalità nel riproporci. Credo che da un punto di vista dell'umiltà e del sacrificio abbiamo fatto una partita straordinaria, e anche perché credo che una squadra come la nostra in questo campionato debba avere un'idea insomma importante quando gli avversari sono più forti e non cedere le armi facilmente.
Oggi siamo stati secondo me meravigliosi da quel punto di vista, nel sacrificio, nel difenderci bene, nel non andare mai in affanno. Abbiamo concesso tanti cross, se vuoi, anche per un sistema di gioco che comunque noi soffriamo, un 3-5-2 fatto anche molto bene con continui cambi di gioco, e quindi andavamo in difficoltà sull'ampiezza che trovavano. Però siamo sempre stati molto attenti e molto bravi centralmente, dove avevamo visto che potevano farci male, tanto con le due punte e le mezze ali. Siamo stati, credo, bravi a sacrificarci e a difenderci bene. Non si guarda la classifica, però è arrivato oggi, con il successo di oggi salite al terzo posto, nonostante tra l'altro molte assenze, tanti acciacchi. Sì, gli acciacchi ci sono, stiamo provando a recuperare D'Enrico, che ancora è lontano dalla sua condizione, Lazzari è sempre part time, abbiamo dei giocatori che stanno recuperando, ma credo che non l'abbiamo fatto finora di piangerci addosso, non lo potremo fare adesso che tra l'altro abbiamo dei buoni risultati. Io credo che l'ultima cosa che possiamo fare, come dico ogni domenica, è guardare la classifica e pensare di essere diventati bravi, perché poi quando incontri quelli bravi si vede. E stiamo lì, concentrati, divertiamoci, continuiamo a gioire insieme ai nostri tifosi, speriamo che possiamo farlo più a lungo possibile, ma ogni domenica è veramente tosta per noi portare a casa i punti. Beh, dai, la partita l'hanno vista un po' tutti, com'è andata, eccetto una prima occasione nel primo tempo dopo pochi minuti del Senigallia, dopodiché credo che noi abbiamo fatto una buonissima partita. Quando si perde però c'è sempre un motivo, e quindi bisogna capire noi qual è stato il motivo per non aver vinto una partita che secondo me si poteva vincere e si doveva vincere, perché per le grandi occasioni potenziali che abbiamo avuto, e quindi bisogna lavorare per cercare di mantenere questa idea di gioco e allo stesso tempo per concretizzare. Strano, perché la squadra è sempre stata molto concreta da questo punto di vista, oggi evidentemente siamo stati bravi fino a un certo punto. Un pallone vagante in aria su un calcio d'angolo, forse assegnato alla Vigor, che non era per la Vigor. No, togliamo il forse, però succede, quindi va bene così, altre volte casomai capiterà per noi. Io non sono uno che si lamenta da questo punto di vista, vedo più la prestazione, e bisogna essere bravi a non pensare però che siamo stati, perché essere bravi e perdenti a me non piace. Quindi è importante adesso capire dove si deve migliorare per non perdere queste partite che secondo me potevano essere vinte, non dico facilmente, però per quello che abbiamo dimostrato sì.